Ok, buongiorno a tutti. Oggi è sabato prima di Pasqua e quindi ci sarà un giro sorpresa che io ho già fatto. Sto girando questa clip alla fine del giro perché, essendo sorpresa, non la so neanche io. L'ha organizzata Cristiano, un nostro amico, e anche lui voleva seguire una traccia, ma in definitiva poi siamo nel comprensorio di Medelana e di conseguenza abbiamo fatto le tredicesime più belle, più gettonate di Medelana Land, che sono il Niagara, la Bionda e il Tasso. Però non siamo partiti come campo base da Luminasio, che generalmente si fa in questo modo perché si evita di salire in bici. Abbiamo voluto fare un giro più pedalato e per bruciare un po' più di calorie, e quindi siamo partiti da Fontana, siamo qui a Sasso Marconi, e quindi siamo saliti lungo i sentieri che portano alla Torre di Iano, poi da lì in Medelana, e abbiamo fatto le tre discese che vedrete dopo e che spero vi piaceranno. Il terreno era ottimo, purtroppo è secco, non è positivo per la natura, ma è positivo per noi biker. Il terreno era veramente ottimo e spero che vi divertirete, e buona Pasqua anticipata. Come vanno i preparativi? Io sono già pronto, un po' freschino, ma... Noi siamo già pronti! Un po' freschino, ma ci si sta. Io non so se questa faccia è nota, ma è un... posso dirlo? Sì, un trotto, un noto gay. No, che devo bipparlo, no? Famosissimo tester motociclistico di... Non facciamo bippare, ragazzi. Possiamo dire quale testate o bippo? In moto. Bippa. Eh? In moto. Sprint. In moto e moto sprint, ragazzi. Bippo tutto. Pronti? Abbiamo la cartola delle cartole. Cioè, guardate che bello è questo personaggio. Cioè, non so se notate. Allora, sei il solito. La privacy non c'è qua. Come stai, Andrew? A posto? Sì. Dove lo metti questa roba qua? La metto su Pornhub? Ah, potrebbe essere un'idea. Tanto fa dei finocchi. Ecco, perfetto. Ottimo, siamo già carichi. L'unica cosa certa è che andremo lassù. Non so se si riesce a vedere, andremo lassù. E ti arriva l'offerta del tempo. Allora, quello che avete visto fino adesso è il tratto un po' asfaltato e un po' bianco che porta, siamo sotto alla Torre di Iano, e adesso saliamo lungo un sentiero che si fa dare un po' subito del lei, perché non tanto per la ripidità ma per il fondo sassoso, ci porta sulla strada asfaltata che fanno le automobili in direzione Torre di Iano. Ecco, sempre appunto sentieri in salita, siamo quasi arrivati alla fine di questo tratto che bypassa la strada asfaltata, dove tra breve ci ricongiungeremo. Eccoci qua, strada asfaltata, chiesa di Iano, prendiamo a sinistra, c'è il sentiero 116 che ci porterà proprio sotto la Torre di Iano. Si passa attraverso una strada privata, un giardino privato, anche se comunque sentiero, ma siamo all'interno della proprietà, e ci mettiamo nel sentiero. E voilà, siamo arrivati al borghetto di Iano. Di fronte a noi c'è il borghetto, che è in pratica un ristorante, qui c'è dell'acqua se qualcuno vuole. Questa è la Torre di Iano, adesso rimane alla mia destra, non penso che si riesca a vedere, rimane proprio qua sopra. E noi giriamo a sinistra e continuiamo a salire. Ecco, allora, finito il tratto asfaltato, quindi abbandonato questo spiazzo dove appunto ci si può fermare per respirare un attimo, oggi per fortuna non è caldissimo, altrimenti tutta questa salita sotto il sole in estate, anche al mattino presto, si sente. Si prende questa strada bianca che in realtà è di una proprietà, però c'è una sorta di passaggio facilitato per le biciclette o a piedi. Ecco, l'ultima volta che ci sono passato il passaggio era a destra, ma a destra hanno messo un cartello di pericolo. Ok, e adesso incomincia un po' il sottobosco vero, nel senso che finito anche questo pezzo in cui abbiamo attraversato il campo di questa proprietà, come potete vedere di fronte a noi cominciano un po' le salitelle sottobosco un pochino più tecniche, perché ci saranno alcuni passaggini un po' a zigzag. Eccoci qua, dicevamo dei passaggi un pochino più ostici, fondo un po' roccioso, ripido, zigzag, per riuscire a superarlo. E voilà. Qui siamo arrivati al quadrivio, Eccoci qua, quadrivio. Oh, allora, vi siete persi tutta la discussione, quindi facciamo la bionda totale, ovvero arrivando su da questo sentiero, ora si sale, come vedete i ragazzi che stanno salendo, si va a prendere qua sopra la bionda che inizia a 500 metri e poi si scenderà da questo sentiero dove voglio provare un po' a riprendere i ragazzi che fanno salto e poi continueremo di qua lungo il percorso naturale della bionda. Si va, via! Eccoci qua, quadrivio, anzi pardon, incrocio, dove noi giriamo qua a sinistra e a questo punto incrociamo sulla destra prima il sentiero che ci porterebbe all'inizio del Tasso, un altro bellissimo e lungo sentiero di Medelana, questo qui sulla destra è l'inizio del Tasso. Invece noi andiamo alla bionda che ufficialmente comincia lì dove ci sono i ragazzi. Ok, cominciamo la bionda. Vedete, incomincia subito con un bel rock garden che è la caratteristica di Medelana. Pochissimo terreno compatto e a volte fangoso, non in questo periodo che è molto secco, e i tratti non fangosi hanno tutta la roccia che ci accoglie, quindi consiglio di trovare una velocità flow giù, anche qui a sinistra all'incrocio e via. Oh yeah! Ed ecco qui il saltino dove verremo a riprendere dopo i ragazzi. Oh yeah! Ok, rock and roll, finite le riprese dei salti, proseguiamo. Entriamo nella vera bionda. Non c'è un centimetro di sentiero in cui si possa dire di tirare il fiato. Vai Andrew! Continuiamo, punto di ritrovo lì perché si arriva da un pezzo appunto molto accidentato e si prende un attimo fiato e adesso non è che ci si riposa ma si è un pochino più freschi per l'ultimo tratto fino al mulino che chiuderà la Bionda. A destra c'è il mulino e direi che salendo sul ponticello e anche la Bionda is gone. Ciao ragazzi, ciao. E adesso salitella che ci riporterà su. Questo sentiero è quello che abbiamo appena fatto in salita, all'uscita dalla Bionda si sale su dal mulino, si arriva in un allevamento di capre inconfondibile dall'odore e si sbuca qui, dove adesso si risale. Oh, e alla fine abbiamo deciso per il Tasso, essendo la vigilia di Pasqua, giro sorpresa, l'uovo ha tirato fuori il Tasso. Bene, si deve ritornare nuovamente su dove eravamo prima. Quella che vedete è la Bionda che abbiamo fatto prima, questo pezzo là in fondo, non so se si riesce a vedere, ci sono delle linee bianche, sono i tratti in discesa che abbiamo affrontato prima della Bionda e noi in pratica adesso ritorniamo in cima a quel cucuzzolo e scenderemo dal versante sinistro per poi ricollegarci nell'ultimo pezzo insieme alla Bionda. Ecco qua su il ripetitore di Medelana, siamo quasi 700 metri di altezza. Ok, allora Tasso. Tasso, partenza da qua, occhio. E via. Il tratto iniziale è veramente molto bello e veloce, ci sono un po' di rocce ma terreno compatto, basta lasciarlo andare e fa tutto da sé. Oh yeah! Noi di qua ragazzi! Facciamo il Tasso! Ok, bretellina di collegamento. Eccoci qua, ci ricolleghiamo al Tasso da questo punto e prendiamo in pieno, via! c'era un trampolino una volta che è stato tolto, che era qua, a questo punto qui. In compenso c'è un albero che non è la stessa cosa. Oh, sentino! Ah! Come dico, molto stretti del Tasso, scoperti, vabbè, non sono per chi soffre un po' di vertigini. Ok, allora in effetti è un giro pasquale, quindi con sorpresa, ovvero dovevamo aver finito, ma da un bilancio volante abbiamo deciso che, avendo ancora un po' di batteria, facciamo anche il Niagara, così oggi pacchetto completo, Bionda, Tasso, Niagara. Bene, vi allevio la fatica della salita e ci becchiamo dopo. Ok, direzione Niagara. Occhio criasi, occhio di sinistra, no, di destra, niente. Occhio a sinistra. Occhio a sinistra. Ehi! Subito scassatone. E via. No, è di qua ragazzi, di qua! Di qua, di qua! Oh yeah! Molto molto veloce anche questa pezza, asciutto, ah, che terreno bianco! Anche qui passaggi un po' esposti, meno rispetto al Tasso ma ugualmente insidiosi. Oh yeah! Gambe un po' stanchine dopo tre discese, risalite, gambe un po' stanchine. Il muro. Ci ributtiamo nel sottobosco stretto. sbagliato linea, dovevo seguire Andrea, sono stato stretto invece che largo. E poi c'è il budellino qua. Che si può sempre dare un po' di lei. Oh yeah! Cazzo! Fatta tutta di un fiato così e sto... Merda, com'è Andrew? Bello! Ok, questa è veramente l'ultima risalita, quella che da il Niagara ci porta verso poi la discesa di Sasso Marconi.